4 bis e andarmi a rivedere dove viene modificato all'interno del DDL il 624 bis e quindi dove si inseriva l'emendamento del governo per darne un'ammissibilità. E proprio per questo, qualora venga data l'ammissibilità per quell'emendamento come è stata data, parimenti, per analogia, ma anche per sentimento di giustizia, dovrà essere data l'ammissibilità anche a questi emendamenti. Deputato Colletti, come le dicevo, il discorso sta sul fatto che questi sono emendamenti nuovi e strani rispetto al testo. Quindi io non posso che confermare il criterio che ho dato prima e quindi direi che abbiamo preso atto delle sue buone ragioni, che però non sono le stesse della Presidenza. Direi di procedere e quindi a questo punto io darei la parola al deputato Alfonso Bonafede, che è il primo iscritto a parlare sul complesso degli emendamenti. Grazie Presidente. Cominciamo l'esame degli emendamenti relativi all'ennesima, non so, ho sempre difficoltà a chiamarli disegni di legge, proposta di legge, l'ennesimo mucchio di parole buttate alla rinfusa su un foglio al solo scopo di cercare di mettere un bavaglio all'informazione. Una legge in cui il titolo reca un'ambiziosa volontà di riformare il diritto penale, ma è come quando si cerca di gettare un po' di fumo, di alzare il polverone per poi far passare soltanto alcuni attacchi, ben precisi e mirati. E noi del Movimento 5 Stelle siamo riusciti a svelare ai cittadini italiani quello che, se fosse stato per tutti gli altri partiti, sarebbe rimasto a loro nascosto.